dollaro si apprezza contro tutte le 16 valute principali dopo che la Federal Reserve non ha annunciato l'arrivo di nuovi stimoli che potrebbero erodere il valore della moneta. L'euro si indebolisce prima dell'incontro dei capi di Stato europei in cui saranno discussi i bisogni finanziari della Grecia. La sterlina cala sotto 1,60 dollari per la prima volta dal 1 di aprile, mentre svaniscono le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of England. Di mercato valutario parliamo in questo video con Saverio Bellinzani, presidente di SaveForex.it. Ciao Saverio. Ciao Luciano, buonasera a tutti. Dopo la conferenza stampa della Federal Reserve abbiamo maggiori indicazioni su cosa è lecito aspettarsi nel prossimo futuro, diciamo 2-3 mesi almeno. Lo stimolo monetario prosegue com'è, i tassi di interesse rimangono dove sono, il quantitative easing 2 finisce come da programma, l'economia americana crescerà meno, la disoccupazione rimarrà più o meno dov'è, l'inflazione aumenterà, non ci sarà un quantitative easing 3, almeno per ora, ma se la situazione dovesse risultare più deludente delle già modeste aspettative, potrebbe anche arrivare. Il dollaro cala. Anzi, scusa, il dollaro si apprezza, questo è il punto. Il dollaro si apprezza, il mercato azionario cala, un po' tutto cala con il dollaro che si apprezza. Sì, c'è una serie di concomitanti di fattori di cui parleremo sicuramente a breve, però le parole di Bernanke sono abbastanza chiare. Da un lato il Presidente della Fed ha dichiarato e ha detto che l'economia americana non sta crescendo al ritmo sperato e per ora la Fed ha sostanzialmente non ha preso i target che si era prefissata e non ha centrato i target che si era prefissata. Però dall'altra parte nota un aumento generalizzato dell'inflazione e di conseguenza il quantitative easing 2, cioè 3, tanto di cui tanto si è parlato, non verrà proposto ai mercati e pertanto questo ha provocato un rialzo del biglietto verde. Si sapeva peraltro, un dollaro che era sceso per altre ragioni nelle settimane scorse legate al debito americano e un dollaro che ha ripreso a salire. Purtroppo il dollaro sale quando c'è avversione al rischio e quando le borse scendono, e questa correlazione è una correlazione negativa, una correlazione perversa che fa sì che il dollaro resti da vendere su tutti i rialzi proprio perché i mercati azionari non possono permettersi di crollare e quindi questa correlazione secondo me limiterà anche il rialzo del dollaro nei confronti della maggior parte delle valute. Contro euro la situazione è diversa per differenti ragioni. Allora, intanto vediamo nel grafico il cosiddetto dollar index, dunque il dollaro nel rapporto con le sei maggiori valute, un paniere nel quale l'euro gioca la parte maggiore, ed è chiaro il deprezzamento del dollaro nell'ultimo anno. Che cosa è lecito aspettarsi dunque adesso? Appunto, la situazione americana è piuttosto chiara, potrebbe giocare a favore del dollaro, Saverio? Sì, penso di sì. Il grafico che stai mostrando è chiaro, vedete che ci sono due minimi superiori e crescenti e c'è un doppio massimo, gli ultimi due massimi realizzati nel dollar index. L'eventuale tenuta di questo mini trend rialzista che vede questi minimi crescenti svilupparsi e la rottura eventuale di questi due massimi precedenti che sono ben indicati sulla destra del tuo grafico porterebbe ad un'accelerazione del dollar index al rialzo e quindi un'accelerazione del dollaro in generale contro le principali valute. Questo sarebbe spinto da che cosa? Da un'inflazione in rialzo negli Stati Uniti, da prospettive di ripresa economica nell'ultimo trimestre, nel terzo e quarto trimestre e soprattutto dal fatto che la fine del quantitative easing è un drenare liquidità dai mercati e sicuramente il prossimo passo sarà un rialzo dei tassi, quindi il mercato che si muove sulle aspettative tenderà ad anticipare comprando i dollari in anticipo. Ammesso e non concesso che l'economia americana appunto rimanga diciamo nelle previsioni. Non abbiamo una precisa lettura del perché questo rallentamento del passo della crescita stia persistendo. Questo ha detto sì. Parole letterali del Presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Anche questo porta un po' di nervosismo sul mercato, che non abbia un'idea. Assolutamente sì. Assolutamente sì. La ragione è legata anche al fattore, e lui l'ha detto poi in fondo,
probabilmente questa questione debiti europei pesa anche sugli Stati Uniti, non dimentichiamolo. Quindi c'è una versione a rischio generalizzata sui mercati, il timore che non si riesca a risolvere la questione greca e quindi un'economia americana che non riesce a risalire la china con la dovuta forza, e anche le aspettative di rallentamento dell'economia cinese e l'atteggiamento un po' dovish da parte della banca centrale cinese che ha prospettato un rallentamento della crescita. Tutti questi fattori insieme sicuramente portano a pensare che questo recupero della congiuntura sia più un recupero a L prolungata piuttosto che a U o a V. A V no di certo, a U non lo è, perché ancora non abbiamo segnali di crescita forte, e sicuramente diciamo che è un L prolungato. Beh, insomma, è ovvio questa ripresa a L, a V o a U, no? come si disegna, appunto, una caduta. Se è a V, una caduta è un rimbalzo immediato; se è a U, una caduta, un periodo di stagnazione e poi un rimbalzo; se è a L, una caduta e poi si rimane lì fondamentalmente. Vabbè, andiamo avanti con il rapporto euro-dollaro. Vediamo prima il grafico giornaliero, tanto per sottolineare appunto l'apprezzamento del dollaro e dunque la caduta dell'euro nel grafico, e poi vedremo anche il rapporto tra i due a livello annuale. La situazione in Europa rimane complicata, con la crisi del debito lontana da una soluzione, anche se sono stati fatti dei passetti in avanti in Grecia. L'euro appunto si indebolisce, mentre i leaders europei, i capi di Stato europei, iniziano la 2 giorni di incontro a Bruxelles, dove discuteranno dei bisogni finanziari della Grecia. Sei stato chiarissimo, Luciano. La situazione europea è una situazione difficile. Tu ricorderai tutte le volte che ci siamo sentiti in queste occasioni le mie perplessità sulla salita dell'euro-dollaro e sul fatto che l'Europa possa nel medio termine risolvere facilmente questa questione. È una situazione grave. Io ritengo che l'Europa sia seriamente posta a rischio nella sua esistenza questa crisi greca, ma non solo, portoghese e irlandese, non dimentichiamolo. E qualcuno, avete visto Moody's parlare del debito italiano nell'ultimo periodo. Quindi una situazione grave in cui i debiti enormi si ripercuoteranno sulle generazioni future, e questi piani di salvataggio non fanno altro che, come dire, dare la morfina a un uomo che sta morendo, così sembra in questo momento, perché purtroppo non vediamo quelle situazioni di recupero della crescita e della congiuntura anche nel medio termine che possano ridare fiato alla Grecia e possano permetterle di pagare poi gli interessi sul debito, perché un conto sono i piani di salvataggio che si possono anche mettere in atto, ma poi bisogna pagare gli interessi sul debito e gli interessi sui fondi che verranno distribuite alla Grecia. Le privatizzazioni e 50 miliardi di euro di privatizzazioni possibili non saranno sufficienti a coprire i buchi, si prospettano interventi di privati. Ora, certo, è vero, però qual è la maggiore fonte di entrata da parte della Grecia a livello di PIL? Il 25% del PIL è dato dal turismo, e se l'euro va sopra certi livelli e rimane sopra certi livelli, mi chiedo come questo possa influire sul recupero della congiuntura in Grecia, che vive di turismo. Quindi una situazione estremamente difficile, quasi paradossale. Da un lato la BCE si appresta ad alzare i tassi nel mese di luglio, e dall'altra stiamo parlando di fare un quantitative easing, cioè immettere liquidità per salvare uno, due o tre paesi. Una situazione che, francamente, con il buon senso dell'uomo della strada, senza essere un guru della finanza, dell'economia, che si può capire. E quindi francamente rimango perplesso e sono preoccupato per questa situazione, e non, per ora non vedo via d'uscita. Loro stanno facendo il possibile da Bruxelles, stanno cercando di tirare fuori i soldi e di trovare i fondi, che però dovranno pagare tutti i paesi che sono già altamente indebitati, tra cui anche il nostro paese, l'Italia. Quindi la situazione dell'euro-dollaro potrà riflettere questa preoccupazione, potrebbe andare a testare 1,40 a breve, e la rottura di 1,40 aprirebbe la strada a 1,34, 1,35, che sono ancora livelli alti per l'euro. Quindi a mio avviso siamo in una situazione di forza dell'euro nei confronti del dollaro, mentre l'euro è drammaticamente basso contro le altre valute. Il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto che i segnali di rischio
per la stabilità finanziaria nella zona euro stanno lampeggiando rosso, perché la crisi del debito minaccia di infettare il settore bancario. È assolutamente vero, Luciano, e quello che mi preoccupa di più è allora perché alzano i tassi? I debiti dei paesi aumenteranno con il rialzo dei tassi, gli interessi sul debito aumenteranno, quindi è una situazione francamente inconcepibile. Sono contento del fatto che la BCE segnali questi allarmi e metta questi paletti, però come si esce da questa situazione, Luciano? Sono debiti per le generazioni future, ci dovrà essere forse un rialzo dei tassi, delle tasse generalizzate in Europa, quindi un periodo di austerità e lacrime e sangue per la maggior parte dei paesi europei altamente indebitati, ecco, e paesi che vivono e hanno un risparmio privato molto basso, tra questi non c'è l'Italia, grazie a Dio, abbiamo un debito molto alto, ma il risparmio privato è altrettanto alto. Ora, che nessuno magari mi accusi di voler fare una patrimoniale, non sono certo io la persona che può decidere in tal senso, però i segnali sono per una situazione preoccupante in tal senso. Non vedo francamente nel breve via d'uscita. Ci ritorniamo alla fine, soprattutto quando facciamo un sommario di tutto. Adesso invece passiamo dalla sterlina, che cala per la prima volta sotto 1,60 dollari dal primo di aprile. Ci sono stati dei dati economici, in particolare le vendite al dettaglio in Gran Bretagna, che hanno deluso. Questo fa pensare che la Bank of England ancora non rialzi i tassi di interesse, nonostante l'inflazione sia al 4,5%, vale a dire oltre il doppio della soglia stabilita dalla stessa Banca Centrale della Gran Bretagna. Sì, questa è una situazione abbastanza paradossale. Nell'ultima decisione della Bank of England, 7 membri su 9 hanno votato contro il rialzo dei tassi e solo 2 hanno votato per un rialzo dei tassi. L'inflazione c'è. Se la banca centrale inglese dovesse seguire i parametri della banca centrale europea, allora dovrebbe alzare i tassi con un'inflazione ben superiore a quella europea. Dall'altra parte gli inglesi, che sono liberisti, storicamente liberisti, hanno deciso di puntare sulla crescita e quindi preferiscono lasciare i tassi invariati e aspettare che il mercato dia dei segnali di ripresa, visto che i dati macroeconomici inglesi segnalano una flessione notevole con un'inflazione alta. Quindi una situazione anche qui molto difficile, con una sterlina che ne sta pagando le conseguenze, ma probabilmente la politica inglese, che in tal senso è, a mio avviso, più lungimirante di quella europea, almeno pensano a recuperare in termini di crescita, a mio avviso porterà dei risultati prima, quindi il primo movimento sarà sterlina giù, il cable probabilmente scenderà in area 1,57, 1,56, ma successivamente mi aspetto una rinnovata forza della sterlina nei confronti dell'euro e quindi una ripresa generalizzata della sterlina nei confronti anche del dollaro, raggiunti i target che ho appena citato. Allora Saverio, come la concludiamo? Come lo concludiamo questo video? Il dollaro ha maggiori possibilità di apprezzamento adesso con la fine del quantitative easing. L'euro potrebbe mostrare la debolezza in reazione alla crisi del debito. Che cosa potrebbe spostare il rapporto? Adesso la differenza, le giornate, da che cosa vengono fatte? Dalle notizie che arrivano dalla Grecia? Sì, in questi giorni la maggior parte delle notizie, ed ormai un mese che è così, sono relative alla Grecia. Quindi è paradossale ed è una cosa strana anche sui mercati. Ci sono dei periodi dove vengono fuori dei blocchi di notizie positive che trascinano sull'euro 200-300 punti. Poi improvvisamente, come è successo da ieri, notizia congiunta della decisione della Fed, stop al quantitative easing, e dall'altra parte rinnovate problematiche dal punto di vista dei debiti europei e dei debiti periferici. Tutto questo sposta il blocco delle notizie, sposta i prezzi al ribasso. Ora, sembra essere un periodo a favore di questo ribasso, i punti tecnici sono 1,40, si deve vivere la giornata perché purtroppo le dichiarazioni qua escono ogni 2-3 ore, anzi ogni 10 minuti abbiamo un politico europeo, un ministro delle finanze, un banchiere centrale, un rappresentante dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale, ognuno dice la sua e purtroppo ognuno dice la sua in maniera diversa. Si nota, ed è questa la cosa preoccupante, una mancanza di coordinamento a livello europeo anche nelle dichiarazioni. Il primo ministro slovacco oggi ha dichiarato che il primo ministro greco gli avrebbe telefonato e gli avrebbe detto che è preoccupato del fatto che potrebbero il 30 non votare a favore della
del piano di austerity. Dall'altra parte, dichiarazioni da parte del Fondo Monetario Internazionale, dei ministri e di altri primi ministri europei che dicono no, la situazione va bene, stiamo risolvendo, troviamo il piano di salvataggio, lo voteremo tutti, la Grecia voterà assolutamente a favore. Quindi una mancanza assoluta di coordinamento che dimostra che cosa? Che l'Europa non è un'Europa unita, ognuno dice la sua. Quindi ancora una cozzaglia, lo dico in maniera brutale e mi dispiace, di paesi che non sono d'accordo tra di loro nelle principali decisioni e non dando questa visione di unità, purtroppo il mercato ne fa pagare le conseguenze pesantemente. E per fortuna che l'euro è ancora a questi livelli, perché se fosse lasciato andare e non fosse stato tenuto dalle banche centrali, che a mio avviso hanno comprato euro nelle scorse settimane, e la stessa banca centrale cinese che vuole aiutare l'Europa e vuole assolutamente evitare il collasso dell'euro, l'euro sarebbe già un evento, con conseguenze devastanti sull'euro franco, l'euro sterlina, l'euro Australia, l'euro Nuova Zelanda, e questo sarebbe estremamente pericoloso, perché da un lato è vero, qualcuno potrebbe pensare che la morte dell'euro aiuterebbe i paesi, ok, si fallisce e si riparte da zero, ma attenzione, viviamo in una globalizzazione per cui le monete sarebbero attaccate e le monete nazionali, i paesi potrebbero veramente subire dei tracolli. Quindi è una situazione difficile, Luciano, difficile da interpretare. Cosa credi che il mercato valutario preferisca? Un salvataggio della Grecia oppure un'uscita, un'insolvenza e un'uscita della Grecia dall'euro? Oppure magari nessuna delle due soluzioni o una a caso delle due, qualsiasi sia, piuttosto che non avere l'attuale incertezza? Al mercato dei cambi non interessa, è fatto di speculatori, investitori. Secondo me in questo momento la maggior parte degli investitori sono preoccupati per la sorte dell'Europa a livello macro, ma chi opera sul mercato dei cambi in questo momento non guarda assolutamente a questo o a quella notizia, al mercato dei cambi, che è come uno squalo alla ricerca del sangue, interessano i movimenti, interessa la volatilità, al ribasso o al rialzo che sia. Quindi se ci sarà da lottare al ribasso si vende, se ci sarà di andare al rialzo si compra, ma al mercato dei cambi non interessa assolutamente quali saranno le decisioni. Interessa agli investitori, interessa la collettività, interessa la comunità internazionale e il fatto di salvare l'euro. Gli effetti sul mercato dei cambi vengono dopo. Saverio Bellinzani, grazie mille Saverio, arrivederci. Sì.